Raghi, oggi proverò a chiamare l'azienda che ha prodotto Poppy Playtime e che ha prodotto anche Huggy Wuggy. Come direte voi? Beh, sono arrivate un sacco di nuove app nell'App Store. Infatti se noi andiamo a cercare Poppy Playtime, guardate un po' che cosa tutto esce. È pieno di giochi. E non solo vorrei chiamare l'azienda, quindi scaricare questi giochi dove si dice che si può chiamare, ma anche provare proprio tutti i giochi. Inizierei proprio dal primo, Scary Blue Poppy. Ragazzi, l'hanno chiamato Scary Blue Poppy al posto di Huggy Wuggy. Ma ci rendiamo conto? Orribile. Ora proviamo a scaricarla. Ha scaricato, ma intanto possiamo vedere che è dai 9 anni in su e soprattutto ha delle recensioni orribili, ragazzi. 4 persone hanno votato e metà di queste persone hanno detto che fa schifo. Però non mi sa che non hanno scritto nulla, ci sono solo le stelline. Non ci resta che provarlo, sono tutti qua. Oh, l'abbiamo dovuto mettere in orizzontale e va bene, vediamo che sta succedendo. Allora, nuovo gioco. Ok, ragazzi, sono in una fabbrica orribile e c'è pure la pubblicità sopra. Allora, non sono in una fabbrica, sono... mi posso nascondere sotto i letti. Oddio. Ragazzi, è un po' inquietante, ve lo devo dire. Però sembra fatto bene come gioco. Vorrei vedere un po' dov'è Poppy e soprattutto dov'è Huggy. E perché c'è il rumore di Siren Head in questo gioco. Ok, ok, apriamo un po' di roba. Facciamoci i cavoli di questa fabbrica. Mi sa che non c'è niente. Proviamo a uscire. Huggy, ma... oh, mi ha dato un pugno. Ma ragazzi, che cosa dovevo fare? Mi ha preso a schiaffoni e ha lasciato pure la porta aperta. Ragazzi, ma non si fa. Allora, libri, libri. Una panca. Mi nascondo qui. Voleva... ah, oh, è qui. È qui. Ho fatto benissimo a nascondermi, ragazzi. Non ci credo. E se io esco, mi prende a schiaffoni di nuovo? No, no, no. Ma ragazzi, mi è crollato il pavimento. E mi sta seguendo? Mi ha ripreso a schiaffoni. Ragazzi, non capisco cosa devo fare in questo gioco. Orribile. Comunque lo voterei anch'io. Pochissimo, perché non si capisce niente. Questa è la prima applicazione dove possiamo chiamare Poppy. Qui l'età si abbassa ed è dai 4 anni in su, non più dai 9. E abbiamo un po' di recensioni carine, direi, eh. Molti gli hanno dato 5 stelle. E questo qui, proviamolo. Enter. Voice call, chat con Poppy, FaceTime, addirittura la faccia e un po' di musica. No, iniziamo dal primo voice call. Ehi Poppy, Huggy, c'è nessuno? Neanche un rumore, ragazzi, è orribile. Proviamo a chattarci. Hi, ma io sono sto tipo. Hi, benvenuto nella chat, come stai? Io non ho quei capelli e non sono un uomo. Bene, grazie. Ah, è abbastanza gentile Huggy Wuggy. Qual è il tuo nome? A4. Cos'è, un foglio? Che lavoro fai? Sono uno youtuber, ragazzi. Huggy Wuggy è diventato uno youtuber. Beh, piacere di conoscerti. Di dove sei? Vediamo di dov'è Huggy Wuggy. Bielorussia, ragazzi. Posso non crederci. Proviamo a fare FaceTime, vediamo. Voglio usare la mia camera. Ok. Funziona? Mi sta chiamando. Ragazzi, era una parte del gioco, ma io non lo capisco. Ok, direi che questa prima chiamata è stata bocciata, ma abbiamo un'altra applicazione dove forse possiamo chiamare. Proviamo la successiva. Ho scelto questa qui perché il logo mi sembrava molto stile Minecraft. E non ha neanche una recensione, quindi forse neanche una persona ha scaricato questo gioco. Sarò la prima, vuol dire. Proviamo a giocarla. Ok, abbiamo le manine del gioco e Huggy Wuggy al centro, un po' schiacciato, devo dire. Oh, ma siamo Huggy! Ragazzi, ma siamo noi Huggy! Ma dobbiamo saltare, ma non ci credo! Ma questa non è neanche una fabbrica! Perché dovrei prendere i lingotti d'oro? Ma oh, ma scusami! Ma ragazzi, ma ci sono rimasta male! La TNT! Sono troppo brava, ragazzi! Cioè, i mammut! Ci sono i mammut da Huggy! Non ha senso, ragazzi! Ma cosa sta succedendo? Ok, possiamo prendere i jetpack addirittura. Huggy col jetpack, dove l'avete mai visto? Direi che questo gioco si merita tipo un 1 su 10. Non so voi, anche se è fatto bene, ma non c'entra niente con Huggy Wuggy. È tipo Huggy Wuggy messo in un mondo a caso, vabbè. E non posso neanche morire. Ah, ok, finalmente. C'è quest'altro gioco qui,
prima di fare la nostra ultima chiamata telefonica ad Huggy, praticamente non mi sembra per niente Huggy, è tipo neanche Kissy Missy, una versione brutta di Kissy Missy, quella che voleva essere la fidanzata di Huggy ma è troppo brutta. Ha qualche recensione, ha un paio di 5 stelle, quindi direi di provarla subito. Ha una canzoncina un po' inquietante, però possiamo scegliere dove andare, ragazzi. Factory supermercato, è il primo livello il supermercato, ok? Quello dove si vende Huggy Wuggy. C'è pure la canzoncina, posso saltare. Oh, cos'è successo? Perché è tutto nero? Oh oh, ragazzi, non mi piace questa cosa. Huggy, ma è quello? Non è Huggy, è tipo una cosa, copia strana di Huggy. Ehi, giocattolino! Ciao! Tutto ok? Sembra tutto ok, sembra che non ci guardi nemmeno. Vabbè, proviamo ad andarcene da qua. Sembra che la TV si sia accesa, andiamo a vedere dove cacchio è la TV. Oh, questa TV. Ciao, sono Teddy Bear. Non penso che tu possa uscire, ti aiuterò io, ma prima devi aiutarmi a trovare i miei amici. Oh, ragazzi, è un bel gioco! Oh, sfaccim, che vuoi? Vattene! Che mostro era quello? Ho bisogno di andarmene, sì. Allora, devo trovare tre... Ma ce ne sono due. C'è uno che mi segue, uno ce n'è lì, uno lì. Devo trovare tre pupazzetti, ragazzi, ma come li trovo tre pupazzetti? Oh, guardate ragazzi, ma è bruttissimo. Ma non si capisce nemmeno chi è. Ehi, no, non si giri. Non mi segue nemmeno. Ma è mezzo cieco, scusi. Ehi, oh, come cammina. Ragazzi, direi che questo gioco è bocciatissimo. Raghi, ora l'altra applicazione per poter chiamare Poppy. Questa qui è sempre dai 4 anni in su. Sembra che abbia più voti positivi dell'altra, quindi dovrebbe funzionare, giusto? Ok, abbiamo all'inizio sempre le nostre manone, un tasto bellissimo start, chiama al telefono, chatta, guardaci. Chiama al telefono, vediamo. Oh, Poppy, Huggy Wuggy, c'è nessuno? Proviamo la chat, magari qui Huggy non è un computer, hi. Ciao, benvenuto nella mia chat, ok, come stai? Bene, grazie, qual è il tuo nome? Oh, questo ci ha risposto bene, davvero? Non lo sai? Io sono Poppy dall'agenzia Playtime. Wow, qual è il tuo lavoro? Sono un master nei giochi horror, grande! E dove sei ora? Di dove sei? Sono della fabbrica. Ha ragione, ci sta rispondendo bene, ragazzi. Dimmi una battuta, vediamo una battuta di Poppy. Quanto pare non fa battute carine. Sono un tuo grande fan! Oh, davvero? Grazie mille! Ti posso chiamare ora? Certo! Proviamo a richiamarlo, ragazzi. Ok, richiamiamolo di nuovo, vediamo. No, ragazzi, non ci vuole rispondere. Facciamo allora la videochiamata. Ok, la videochiamata squilla, quindi sembra stia funzionando. Proviamo. Oh, eccolo, ma questa è la parte del gioco! No, stai andando dalla parte sbagliata. Signore, stai andando dalla parte sbagliata, devi andare lì. Oh, è riuscito a scappare, è scappato dall'altra parte, ragazzi. Ma? Ditemi voi quanto votereste questi giochi. Io probabilmente 0 su 20.000. E magari la prossima volta potremo davvero prendere il numero della fabbrica di Poppy, perché mi dicono che gira online. Che ne sapete qualcosa voi? Fatemelo sapere nei commenti.